Restare a casa, restiamo a casa, questo è il motto dell'ultimo minuto, ma è anche un imperativo categorico. Che cosa si può fare a casa contro la tristezza infinita di questo virus che continua a contagiare, visto l'aumento, dei casi? Sicuramente si può anche rifugiarsi nella musica per tirare fuori quei sogni nel cassetto, il più grande è quello di uscire presto da questa emergenza sanitaria, per tornare ad abbracciarsi, a stringersi nelle piazze, nei quartieri dei paesi e delle nostre cittadine. Musicisti e artisti locali hanno riempito i social di video con dei brani per lanciare un messaggio positivo, un segnale di speranza, pur di invitare la popolazione a stare a casa, a occupare bene il tempo senza uscire e fregarsene ovviamente delle raccomandazioni. Anche il quartiere di via Ettore Troilo a Sulmona è balzato agli onori delle cronache grazie sulmonese al giovane di Sulmona Renatino Di Lisio, che dà appuntamento a tutto il quartiere ogni giorno alla stessa ora per un momento di flash mob. Per mantenere l'aggregazione, certo, ognuno dal proprio terrazzo, ognuno dalla propria casa, per non perdere quella voglia di vivere in un momento delicatissimo.